Buongiorno Ilaria, sì, mi trovo proprio nella sala operativa del numero unico di emergenza. Le persone che vedete qui dietro di me o anche dall'altra parte sono gli operatori che rispondono, pensate, alle richieste che arrivano da 150 comuni del Lazio, riescono a gestire potenzialmente i bisogni di più di 5 milioni di persone al giorno e in tutta la regione, e presto il numero salirà ancora. Io sono con Livio De Angelis, che è il direttore regionale del soccorso pubblico. La prima domanda, dietro, come funziona? Ecco, vediamo questi operatori, dietro questi monitor. La sala riceve le chiamate di qualsiasi natura emergenziale da parte della cittadinanza, la analizza, le filtra e riesce a identificare il tipo di evento e quindi ad attivare l'ente competente per il tipo di evento. Ovviamente non facciamo vedere i monitor, ma su uno di questi monitor compare la persona, il nome di chi chiama, dall'altra parte il luogo da cui chiama. In quanto tempo rispondono? Perché qui è un record, anzi il secondo record. Il primo è il fatto che questa è la più grande sala operativa d'Europa, e il secondo record? Loro hanno dei tempi di risposta eccezionali, rispondono in 2 secondi all'utente, nei momenti di iperafflusso. 2 secondi? Sì, 2 secondi. Cioè io chiamo, tac, risposta. Sì, provare per credere. Sono molto bravi, sono anche ottimizzate le risorse, insomma. E riescono a rispondere in tutte le lingue. C'è un servizio di interpretariato in 20 lingue, quindi riescono a coprire la necessità delle principali lingue. Ma una domanda, prima si chiamava 113, lo diceva pure Ilaria, 115, non era più facile prima risolvere il problema? Io chiamo subito, risposta no, immediata. Invece... Ma il numero unico dell'emergenza è un obbligo europeo, è una normativa europea, in realtà è l'evoluzione, ogni cosa si evolve, quindi convogliare le chiamate in modo da analizzarle e decidere quale ente sia competente oppure quali enti, perché loro riescono ad attivare più enti contemporaneamente. Quindi si risparmia tempo Si risparmia tempo. E sta per partire una seconda sala operativa che sarà in grado di coprire tutto il Lazio, appunto. Senta, possiamo prendere quel telefono, il suo telefono? Vi faccio sentire adesso la prima chiamata che è arrivata qui per il Covid, riguardava i cinesi. Loro avevano, i cinesi, ricordate, il primo caso a Roma, loro avevano attivato un protocollo per riconoscere anche in caso di febbre che ci poteva essere un pericolo. Prima la febbre non era un pericolo per la sala d'emergenza. Vi faccio sentire questa telefonata. Numero unico d'emergenza. Buonasera, qui l'hotel Palatino di Roma. Sì, mi dica, qual è la sua emergenza? C'è un cliente, mi ha chiamato il capogruppo, sono cinesi. Ecco, alla febbre, in altri tempi avrebbero detto non è un problema di emergenza per il Lazio, per Roma, per il Lazio, sono stati in grado di riconoscere il problema e quello ha evitato il cluster Roma, perché poi i cinesi furono subito trattati allo Spallanzani. Ci rivediamo tra poco parlando proprio con uno di questi operatori.